Professor Iacomuzzi, inizia una nuova settimana con le belle pagine della letteratura di tutti i paesi e di tutti i tempi. In studio con il professor Iacomuzzi, un'attrice molto brava che salutiamo molto cordialmente, Claudia Giannotti. Benvenuta. E tutti tacevano. Nel 1932 a Berlino, poco prima che Hitler prendesse definitivamente il potere, venne recitata per radio un'azione drammatica del grande scrittore e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, Santa Giovanna dei Macelli. È un dramma ambientato nella Borsa Bestiame di Chicago, il grande mattatoio d'America, negli anni turbolenti e duri seguiti al crollo del 29 con lo spauracchio della disoccupazione, delle fabbriche che chiudono. E Giovanna, non è un nome scelto a caso, è evidente che si allude a un'altra Giovanna, Santa Giovanna d'Arco. Giovanna è un ufficiale dell'Esercito della Salvezza che porta qualche soccorso materiale e morale agli operai disperati e disprezzati, ma poco alla volta si rende conto che il lavoro, pur con tutte le buone intenzioni della sua organizzazione, finisce per fare il gioco dei potenti, affaristi incalliti e finti filantropi, e allora passa del tutto dalla parte dei diseredati per dividere con loro la miseria e la stessa depravazione che molte volte nasce nella miseria. Muore di polmonite per un'esposizione troppo al freddo e muore accompagnato dal canto degli antichi compagni dell'Esercito della Salvezza che non hanno capito la durezza della vita e dello scontro sociale. Muore lasciando un messaggio, che la bontà che conta è quella che cambia le cose, che le rende migliori, e andandosene dal mondo non importa essere stati buoni, importa lasciare un mondo più buono. Una cosa ho imparato, una cosa per voi, ora che muoio. Come mai c'è qualcosa in voi che non riesce a venir fuori? Che cosa sapete, conoscendo cose che non cambiano niente? Io, per esempio, non ho fatto niente. Di questo il mondo ha bisogno, che nulla sia considerato un bene, anche se appaia davvero utile, e nulla sia degno di lode se, una volta per tutte, non cambia questo mondo, che esso ha bisogno di essere cambiato. Com'ero ben accetta gli oppressori, o bontà senza conseguenze, o mente ottusa, io non ho cambiato niente. Mentre velocemente scompaio da questo mondo, senza paura, io vi dico, pensate, per quando dovrete lasciare il mondo, non solo a essere stati buoni, ma a lasciare un mondo buono. Claudia Giannotti, molte grazie, brava. Ci vediamo domani. A domani. Grazie a tutti. A domani. Professor Iacomuzzi, una pagina al giorno. Almeno una pagina al giorno. Almeno una pagina al giorno, molto bene. Forse abbiamo il tempo, Paola, per una telefonata. Certamente. Adesso abbiamo in linea la signora Lucia Trivellin. Vive a Monselice, provincia di Padova, ha 50 anni, era infermiera, è stato un lavoro che ha fatto con grande passione e poi si è dedicata alla famiglia, anche questo con grande passione e grande amore. Signora Lucia. Signor Rino,
Eccoci qua, tutto bene? Ci ha seguito fino ad ora? Benissimo, direi, sono molto emozionata di poter parlare con lei. La, cosa dice signora? Si figuri? Stavo per dire, ma cosa dice mai? E mi sono ricordato che lo diceva Topo Gigio, vero? Sì. Quindi ho cercato un'altra frase. Signora, questi Italian graffiti, eccoli qua i graffiti, prima ci domandavamo, ma c'è questo cofanetto della Fonicetra che ha... So. Che ha le canzoni degli anni la, 60. La mia passione. Signora Gentile, signora Lucia, allora, all'opera di Brecht è legata la fama... Non mi permette un complimento? Non a me, ad Anna o a Paola o alla trasmissione. Per Anna volevo dirle che così come si presenta è di una professionalità... eccellente. Insomma è proprio... oltre logicamente alla ma è anche molto carina, oltre al è anche molto carina che peccato che abbia le gambe storte. Non credo. No signora, non le ha storte, le ha bellissime, e di Paola? E di Paola volevo dirle che nonostante la gentilezza e la bontà di quando parla con noi al telefono, quando la inquadrano in video ispira così un'espressione così tenera e buona e molto gentile, ecco. Quanti complimenti. Un'immagine particolare. E lei... Signora, mi ascolti signora. All'opera ecco. Di Brecht. All'opera di Brecht è legata la fama di un celebre musicista tedesco che fu autore delle musiche di scena, di molti lavori del commediografo. Sì. Ecco, chi era questo musicista? Ecco, noi stiamo ascoltando anche, un brano, musica scritta da... No. Sì. Io guardo verso Giacomo Muzzi per non dire ecco, è l'opera da tre soldi, sì. Certo. Allora, il nome di questo musicista tedesco è facile, signora Lucia? No. Non mi viene. Non le viene in mente? Paola e Anna, nessuno nel nostro studio? Allora come si fa ad aiutare? Facciamo, ecco, io sto pensando. Come si fa ad aiutare? Perché prima ho citato Topo Gigio, io sei bocco la via delle sciocchezze. Allora signora, questo musicista tedesco, professor Iacomuzzi, venga qui accanto a me, mi aiuti a... È un problema aiutare per poter regalare questi libri. Con quel nome. Allora, non era... Alt, era Kurt. Kurt. È il massimo. Kurt. E poi? Come facciamo? E poi finita la trasmissione, Anna, dove vai? Dove vai? Era Kurt. Dove vai? Di più non posso fare, signora Lucia. Coraggio. Ho detto un po' di cose e in queste cose c'erano due parole. C'era Kurt e c'era Vai. Come si chiamava questo musicista tedesco? Kurt Vai. Kurt Vai. Ci siamo arrampicati sugli specchi. Signora Lucia, ti approvo. Molto gentile. Ma per carità, signora, allora invece io mi scuso, ma sono cose così per sorridere, soltanto per sorridere. Abbiamo compromesso persino il professor Iacomuzzi. Ero imbarazzato perché pensavo anch'io alla voce del verbo andare, vai. Professor Iacomuzzi, autorevolissimo accademico, professore dell'università, fra i più stimati del nostro paese, costretto ad ascoltare uno sciocco che dice Kurt, dove vai, Kurt vai. Ci divertiamo. Mi devo scusare con tutti. Signora, le faremo avere i nostri dischi prestissimo. Grazie, professore. Grazie infinitamente. E chiedo scusa. E allora, lo rimandiamo domani. Allora, ciao. A questo punto vedo il professor Iacomuzzi, vedo il professor Stefano Iacomuzzi già nel nostro studio e vedo anche Claudia Giannotti, benvenuta, bentornata, è stata molto brava ieri. Siamo arrivati quindi al momento del E tutti tacea.
Parlando ieri di Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, mi è venuto di fare il nome di Hitler e di Santa Giovanna d'Arco. Ora, questi due nomi hanno suggerito il passo che vorremmo ascoltare oggi, perché ritornano accostati, ma questa volta volutamente, dal loro autore, che è il noto scrittore francese Georges Bernanos, il quale Georges Bernanos non aveva nascosto all'inizio le sue simpatie autoritarie, ma dopo aver assistito agli orrori della guerra di Spagna, scrive quel grande, terribile libro che si intitola I grandi cimiteri sotto la luna, ispirato ai cimiteri di guerra, proprio mentre nuove nuvole di più terribile guerra si affacciano all'orizzonte. Siamo nel 1938. E nelle pagine finali, e le poche righe che leggeremo sono tratte da queste pagine finali, nelle pagine finali di questo libro egli lancia un'accusa ironica e sdegnata insieme al caro Hitler, che non soltanto pretende di distruggere i corpi con i suoi soldati, ma vuole imprigionare anche le menti con i suoi astuti dottori. E allora la memoria dello scrittore va a Santa Giovanna d'Arco, l'eroina francese, che gli astuti dottori di un tempo indussero perfino per qualche istante a ritrattare, prima di farla salire sul rogo. Ma da quel rogo continua ad arrivare un monito, a non piegarsi, a gettarsi avanti. Sono, sentirete, parole solenni e ammonitrici, ma anche piene di fiducia nella capacità dell'uomo di resistere. E mi è sembrato giusto ricordarle ogni tanto, tanto per non dimenticare. Caro Hitler, si approssima l'ora in cui non avrete al servizio che mercenari, gente che lavorerà a un prezzo convenuto. La guerra abietta, la guerra empia, attraverso la quale pretendete di dominare il mondo, non è già più una guerra da guerrieri. Essa avvilirà tanto profondamente le coscienze che invece di essere la scuola dell'eroismo, sarà quella della viltà. No, non costituite l'oggetto maggiore dei nostri timori, caro Hitler. Noi avremo ragione di voi e dei vostri seguaci se sapremo difendere la nostra anima. E sappiamo pure che dovremo difenderla presto, probabilmente, contro gli astuti dottori da voi assoldati, i quali esigeranno da noi la sottomissione al vincitore, quella ritrattazione, quella penitenza e soddisfazione che ottennero un istante da Giovanna d'Arco. Poi la mandarono al rogo. Ma come mai ho osato parlare di ritrattazione? Ritrattare che cosa? Giovanna non ha mai obbedito che a una legge semplice. Semplice a tal punto che il suo nome si troverebbe solo nel linguaggio degli angeli, gettarsi avanti. Ecco, la vittoria non era nella sua vita un avvenimento meraviglioso, un miracolo. Era la vita stessa, il ritmo innocente della sua vita. E come avrebbe potuto rinnegarla? E per sudario ebbe la fiamma sibilante. Claudia Giannotti, grazie. Grazie, molto brava. Professor Iacobuzzi, una pagina al giorno? Almeno una pagina al giorno. Molte grazie anche a lei, professor. Allora, è arrivato il momento di quando si ama. Chi risponde al telefono, Paola? Risponde Enza. Le nostre signore sono elegantissime e molto primaverili. Ha uno splendido abito, Claudia Giannotti. Benvenuta, signora Giannotti. Si sente l'estate in arrivo, Bene. E tutti tacere. Oh, di nuovo un po' di poesia quest'oggi, e di poesia in versi, intendo. E a darcela è il più grande poeta tedesco, Wolfgang Goethe, che nel 1781
1986, veniva in Italia per un viaggio che sarebbe durato 2 anni e le cui impressioni gli avrebbe raccolto poi in un libro destinato a rimanere tra i suoi più noti. Ma già prima di scendere nella nostra penisola, il poeta tedesco aveva sentito tutta l'attrazione del sole, del mare, delle bellezze naturali e artistiche dell'Italia e della civiltà mediterranea. E un segno l'aveva già lasciato nella poesia che ascoltiamo quest'oggi e che prende il titolo dal nome di una zingarella nata appunto in Italia. Mignon è un avvio celeberrimo per cantare la nostra terra, forse uno dei più celebri. Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni? È un uomo del nord che affida a una ragazzina l'elogio entusiasta di una terra attraverso una serie di immagini piene di aria, di luce, di sole, di colori e anche di figure favolose. Se vogliamo, una terra che era in fondo proprio solo nei suoi sogni, un'Italia anche un po' di maniera, ma tante fantasie di poeti l'hanno cantata in un modo simile, anche se nessuno celebre come questo di Goethe. Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni, le arance d'oro splendono tra le foglie scure, dal cielo azzurro spira un mite vento, quieto sta il mirto e l'alloro è eccelso. La conosci tu forse? Laggiù, laggiù io vorrei andare con te, amato mio. Conosci la dimora? Il tetto posa su colonne, risplende la sala, la stanza è tutta un bagliore e statue marmoree mi volgono lo sguardo. Povera bambina, che cosa ti hanno fatto? La conosci tu forse? Laggiù, laggiù io vorrei andare con te, difensore mio. Conosci il monte e il sentiero che tra le nubi si perde, il mulo cerca il suo cammino tra le nebbie, l'antica stirpe dei draghi abita in spelonche, precipita la rupe e sopra la massa di onde. Lo conosci tu forse? Laggiù, laggiù è la via che noi faremo. Andiamo, padre mio. Grazie a Claudia Giannotti. Molte grazie. Professor Iacobuzzi, una pagina al giorno? Almeno. Emozionata come se dovessi entrare io in scena. Per fortuna non è così. Che succede? Non lo so. Tu te rappelles? On gagne une bataille avant même de commencer. Vas-y. Merde!
diamo un abbraccio e poi andiamo via, Questo momento è tuo. Vieni Paola. Torniamo presto a rivederti, tesoro. Sì, si chiama Cristina. L'hai chiamata così. Mi lascio reggere, mi può guidare, mi può guidare. Ma se mi trovo dove io te sarò la vivere assalto. Patrizia Pace è davvero bravissima, complimenti, grazie. Grazie maestro Krieger, grazie molte anche a lei. Bene, cari amici, la nostra trasmissione si conclude così, benissimo mi pare, Davvero ascoltando un artista straordinario. Ci vediamo domani alla solita ora, fino a domani ogni tanto pensiamo tutti. Che non è solo l'oro quello che luccica. Spesso quello che luccica è l'argento. A domani e grazie, arrivederci. A domani.